Paganese Mania è offerta da Popolo Azzurro Stellato, buonasera, ben ritrovati con Paganese Mania, una Paganese che arriva dal duplice incontro con le formazioni siciliane, Siracusa e Catania, con 3 punti in cassaforte, insperati quelli con il Siracusa, ma figli di una grande prova e di uno scarpa straripante che stava cercando di portare alla vittoria anche contro il Catania, chiuso sull'1-0 il primo tempo, poi ha dilagato la formazione grandi firme di mister Lucarelli. Una Paganese che però ora è attesa dalla sfida, dal derby con la Casertana, nel frattempo ha lasciato l'ultima posizione in classifica in virtù proprio dei 3 punti del De Simone, e guarda con rinnovato ottimismo anche al proseguo della stagione, visto che sta mister Favo trovando finalmente la quadra al suo 11. Parleremo di tutto ciò con i nostri ospiti in studio e andiamo subito a presentare, come sempre, Pino Pepe. Buonasera Pino. Ciao Pepe, buonasera. Affiancato stasera da un altro opinionista storico di Paganese Mania, ovvero Alfonso Tortora, che ringrazio doppiamente, vista anche la nazionale che sta giocando. Al centro vedete inquadrato un altro amico di Paganese Mania, Guglielmo Accardi, direttore sportivo, quindi davvero una trasmissione tra amici che però hanno l'obiettività di valutare ciò che sta facendo la Paganese in questo campionato, che non è partito in modo esaltante, anzi tutt'altro, ma la formazione di mister Favo sta cercando di recuperare tempo e organizzazione. Buonasera Danilo. Buonasera, pensavo non fossi tuo amico, visto che hai fatto tutto un giro. No, poi... Buonasera a tutti. Buonasera. Sì, seguiteci, anche se sappiamo che c'è un impegno molto più grande, un altro azzurro che un venerdì azzurro sta tenendo vicino alla TV, e soprattutto palpitando, perché ne parlavamo prima, un mondiale senza Italia è un mondiale che non ha senso, e quindi speriamo bene, però chiaramente seguiteci, visto che c'è la diretta su Facebook, visto che potete essere in contatto con noi anche sui social, potete fare tranquillamente entrambe le cose. E allora, dicevamo subito la scheda di introduttiva che ci fornirà quelli che sono i temi della prima parte della trasmissione. Le prime due gare del miniciclo di 3 con Siracusa, Catania e Casertana sono andate in archivio con 3 punti in cascina e risposte più che positive per una Paganese in miglioramento. Già con il Monopoli, nonostante l'immeritata sconfitta e con una traversa di Cesaretti che balla ancora, avevamo parlato di una squadra che stava prendendo finalmente forma. Quelle sensazioni si sono concretizzate nella sostanza con la sorprendente quanto meritata vittoria al De Simone di Siracusa, dove, nella città di Archimede, i conti sono finalmente tornati per gli uomini di Favo, capaci con uno scarpa monumentale e autore di una doppietta a ridare ossigeno alla classifica, lasciando l'ultima posizione. Unica nota negativa la squalifica di Gomis, non sceso in campo per un infortunio nel riscaldamento per 2 turni, reo di aver risposto al pubblico di casa in un episodio tutto da chiarire.
Quelle sensazioni hanno poi purtroppo trovato conferma solo nella forma con il Catania. Il pesante passivo, per chi non ha visto la gara, potrebbe trarre in inganno, sminuendo la prestazione, soprattutto nel primo tempo, di Carcione e compagni, che hanno legittimato il vantaggio di Regolanti con un Catania alle corde. Nella ripresa Lucarelli ha schierato sul pantano del Torre, ancora secco di vittorie interne dopo 7 turni e nuovo record negativo dell'era Trapani, tutta la sua artiglieria pesante. Gli ingressi di Ripe e Mazzarani con Russotto, Lodi e Biagianti già in campo e con le disattenzioni del direttore di gara, il Catania, grazie anche alle solite dimenticanze difensive, ha dilagato nel finale. Emergono dalla 3 giorni con le siciliane alcuni fattori. Ora la squadra è più squadra, manovra più fluida e lineare, una condizione fisica generale migliorata in quasi tutti i suoi elementi, capeggiati da uno Scarpa ritornato leader nella nuova posizione in campo. Da queste considerazioni deve proseguire il lavoro di Favo, che con De Sanso deve meticolosamente focalizzare l'attenzione, ancor di più sulla difesa, la peggiore del campionato con 20 gol subiti e vero tallone d'Achille. Con la stessa determinazione con cui si è affrontato Siracusa e Catania, ora bisogna giocarsi la gara, viso aperto anche a Caserta, in uno scontro salvezza delicato, ma alla portata ora di questa nuova Paganese, cambiata nella forma e nella sostanza. Danilo, c'è stato un lungo dibattito in settimana sui social su chi diceva ma come si prendono 5 gol e si dice che la Paganese è uscita a testa alta. Io ho fatto, tra di noi parlando, mi ha fatto un po' un esempio tipo Napoli-Manchester City, con tutto il rispetto e il paragone. Dicevo, chi non ha visto quella partita dice il Napoli ha preso un'imbarcata, chi l'ha vista invece dice il Napoli ha giocato a testa alta e ha legittimato il confronto con i più quotati inglesi. E questa è la stessa cosa, la Paganese, al di là di quelli episodici come sono avvenuti, però è stata in partita, se l'è giocata, ha avuto la palla del 2-2, è andata sul 3-2, quindi questa è la nostra considerazione di fondo. Il tuo è un paragone calzante, nel senso che è molto simile la situazione, ovviamente con le dovute proporzioni. Io farei un discorso più ampio, nel senso che la squadra in queste 3 partite, quindi parto da Monopoli, passando anche per la sfida col Siracusa, ha proposto qualcosa in più. Noi ci preoccupavamo del fatto che sì, la squadra subisse tanto, ma non creasse neppure i presupposti per il gol. Mentre invece ha segnato tra Catania e Siracusa 5 gol, è un reparto che è in crescita e soprattutto è una squadra che adesso propone qualcosa. Segnano tutti. Anche se, sì, ma guarda, anche se magari qualche occasione la spreca, però adesso è una squadra che si fa vedere e non subisce soltanto. Va fatta anche un'altra considerazione. Tu hai fatto bene a sottolineare come sono arrivati i gol col Catania. Detto, lo dirò dopo nel servizio, Paganese ha sfoderato tutto il suo repertorio, quindi barriera che si apre, disattenzioni difensive eccetera, però va anche detto un'altra cosa, che la squadra ha affrontato il Monopoli che era secondo, il Siracusa che era terzo e il Catania che era secondo, quindi ha fatto secondo me 3 buone prestazioni con tutti gli errori del caso, attenzione, perché nessuno vuole sminuire quelli che sono stati gli errori offensivi e difensivi e poi riconosciuti dallo stesso Favo, però bisogna ho la curiosità anche di vedere questa squadra contro avversari più o meno alla portata come si comporta. Sicuramente la partita di domani è una partita di queste, però non va dimenticato secondo me quello che ha fatto in queste 3 partite, quello che ha subito, che solitamente è lo stesso dall'inizio del campionato, e considerare anche la caratura dell'avversario, perché secondo me la svolta della partita, al di là sul 2-2 di Scarpa, al quarto d'ora Lucarelli toglie Biagianti, Curiale e Giorgevic, mette Marchese, Mazzarani e Ripa, la Paganese fa un cambio, entra Maiorano, contentissimo per lui, grandissima partita, ha fatto, secondo me è entrato bene, però è un ragazzo che fa la seconda presenza in 2 stagioni, quindi credo che anche questa sia la differenza tra gli organici delle due squadre. Sicuramente non giustifica un secondo tempo in cui la Paganese comunque ha preso 5 gol e questo va rimarcato in 40 minuti, assurdo, però di fronte pensiamo anche che avversario c'era. Pino, è questo il barlume di speranza che si accende nel tunnel di questa Paganese? Allora, come diceva giustamente Danilo, abbiamo affrontato diciamo le
le altre classifiche, due dal secondo posto, uno dal terzo posto. Adesso andiamo ad incontrare squadre, diciamo, alla nostra portata, perché non dimentichiamo che dopo la partita di domani a Caserta c'è un altro scontro diretto con i Racing Fondi a Pagani. Allora, come diceva Dani, queste potrebbero essere le partite, diciamo, alla portata della Paganese, perché noi non possiamo competere con questi squadroni, vedi Catania, vedi queste altre squadre che lottano per il primato. La prestazione con il Catania. Ma parliamo anche di Siracusa, perché allora, passa in secondo piano, abbiamo vinto finalmente. No, abbiamo vinto Siracusa, però purtroppo non riusciamo ancora a sfatare il tabù del Toro, perché è capitato che dopo la grande prestazione, la vittoria meritatissima di Siracusa per Peppe sul 3-0, come ha detto anche mister Favo, la squadra ha avuto anche dei momenti di sbandamento con 10 contro 11, sul 3-2 si poteva riaprire la partita. È andata bene a Siracusa, la prestazione con il Catania, Paganese per 75 minuti ha retto bene. Se con il secco di mano non si va da nessuna parte, però se sul 2-1 va quel gol di Scarpa dentro, 2-2, non so se che la potevi perdere, la potevi stesso anche perdere, si poteva essere un cambiamento della partita. La fiducia che dobbiamo avere in questa squadra è che dopo queste tre prestazioni, Monopoli, Siracusa e Catania, adesso vengono, diciamo, squadre più alla nostra portata che lottano con noi per la salvezza, e se questa squadra riesce a mantenere questa entità, questa capacità, come mister Favo sta andando a questi uomini, possiamo sperare per la salvezza, sempre che poi a gennaio qualcosa da cambiare ci vuole. Alfonso, si intravede qualcosa di diverso dopo lo scompenso iniziale dovuto a fattori di mercato fatto in modo approssimativo per tante situazioni? Hai la sensazione di vedere che finalmente mister Favo ha trovato la quadra? Vabbè, innanzitutto per onestà, facendo scelte. Per onestà devo dire che non sto vedendo la Paganese con l'assiduità degli anni scorsi. Perché? E quindi, vabbè, questo poi magari ci arriviamo dopo. E per cui il mio giudizio è comunque relativo, tra virgolette. Però per quello che ho visto, io ho visto una partita intera contro la Regina e poi alcuni spezzoni, tra l'altro con il Monopoli, con lo stesso Siracusa e anche qualcosa con il Catania. Ho visto una squadra che è ben messa in campo, secondo me l'allenatore Favo è bravo e preparato, perché tatticamente la squadra mi sembra quadrata, e quindi questa crescita di cui voi parlavate sembra evidente ed è stata culminata poi con la vittoria di Siracusa. E bisogna fare, rispetto alla sconfitta di martedì, anche un'altra considerazione. Bisogna anche dire che col Catania si è giocato 3 giorni dopo la partita col Siracusa, che per una squadra che in questo momento sta ritrovando un po' di equilibrio, un po' di forma, rigiocare dopo 3 giorni sotto quella pioggia contro il Catania, cioè che sono 11, sono sempre gli stessi, e guarda caso poi la differenza l'hanno fatta ai cambi, perché magari in quel momento dove la squadra poteva essere appannata fisicamente, proprio perché 3 giorni prima c'era stato lo sforzo enorme per la vittoria di Siracusa col thrilling finale, allora ecco che la Paganese contro una squadra di quella caratura può anche prendere i gol che ha preso. Guglielmo, prima volta in trasmissione, la tua fotografia di questa Paganese, che ha lasciato, diciamo, davvero a desiderare in quest'annata, per come si era messa la stagione, per i playoff raggiunti, per il tanto tempo a disposizione, certo. Invece si è arrivati proprio in extremis, un calciatore sono arrivati a tempo finito. Sì. Cioè, questa è un po' la sensazione che ha portato un'altra annata, di cominciare un'altra stagione. Sì, probabilmente è stato disperso un po' un patrimonio temporale. Un patrimonio che era stato così costruito sul finire dell'anno scorso, però non sappiamo quelle che sono le dinamiche della società per poter giudicare da questo punto di vista. Limitandoci a quello che questo campionato, diciamo che la Paganese ha pagato molto questo inizio un poco così, diciamo, sì, un po' confusionario, e ha pagato soprattutto, secondo me, una condizione fisica non brillante nella prima parte del campionato. Gli uomini invece che compongono questa rosa, io credo che non è una cattiva, assolutamente non è una cattiva rosa. Se devo giudicare la squadra dell'insieme, direi che è una squadra che sicuramente purtroppo ha poca attitudine difensiva, ma non nel reparto difensivo, non negli uomini, insomma, difensori puri, ma un po' come atteggiamento di squadra, per cui questo l'ha portata a prendere troppi gol, tanti gol nelle situazioni più disparate, sia sul calcio piazzato che su azioni, che è una squadra che purtroppo, ma questo fa parte del
delle caratteristiche anche insomma dei giocatori. È una squadra con poca attitudine difensiva, per cui poi è chiaro che poi si concretizza tutto con gli errori dei difensori, però io vedo che è un atteggiamento un po' generale di una squadra che deve ritrovare una quadratura e un equilibrio anche da questo punto di vista. È confortante che la condizione fisica sia salita molto insomma nell'ultimo periodo, secondo me. L'ultimo mese. Nell'ultimo mese sono venuti fuori bene giocatori come Francesco Scarpa, come Cesaretti, come lo stesso Regolanti, secondo me sono giocatori per la categoria secondo me importanti. Lo stesso Carcione mi dà l'impressione che stia un poco ritornando il giocatore che a Pagani insomma conosciamo. Per cui è chiaro che poi adesso paradossalmente che si va a giocare contro squadre di pari livello e magari lasciano giocare di meno, forse paradossalmente potrebbero ritornare le stesse difficoltà. Invece squadre come il Siracusa, come il Catania magari lasciano giocare di più e quindi anche la squadra si è potuta esprimere da questo punto di vista meglio. Però il trend è secondo me in crescita, il trend è positivo e da questo bisogna cercare di ripartire e continuare. Andiamo a vedere le schermate di top e flop. La novità di quest'anno, mettiamo un po' in evidenza chi si è distinto nella gara appena conclusa. Danilo. Sì, Scarpa, abbiamo fatto un po' una sintesi tra Catania e Siracusa, per lo stesso motivo tra i flop abbiamo messo Calci Piazzati, che non è un giocatore ma è il 9 da chi? Sì, 9 gol o 8 gol su calcio piazzato subito da Paganese. Quello che dicevo io, perché si nota proprio un atteggiamento molto, molto passivo, molto... Si dimenticano proprio i calciatori. Sì, ma cioè, quello fa parte di caratteristiche insomma individuali e di capacità insomma neanche di concentrazione, perché non è che il giocatore in quel momento non è concentrato, è proprio una capacità di lettura, capacità anche di intuire quello che può succedere su una situazione, di anticipare che ti porta a essere più o meno efficace. C'è anche una fisicità che non c'è in alcuni giocatori e che subisci, no, per quanto nel complesso la squadra è abbastanza strutturata, in centimetri non è una squadra che parlavamo tutto sommato... dire sugli esterni sono Bassini, sì, però... centrale Merone, sì. Anche non è uno sì. Svedese, rimanente in tema della serata, certo. Carini è venuto meno perché è stato ora nelle gerarchie dei centrali, è andato in secondo piano, è Piana che sta ha preso la regolarità. E quindi Alfonso, è una difesa davvero imbarazzante, è stata nella prima fase per tanti piccoli motivi. Sì, ma considerando il fatto che i difensori centrali sono arrivati a 2 giorni dall'inizio del campionato. Uno un giorno prima, l'altro... Uno Meroni sembra che stava a Cosenza, dove ha giocato pochissimo lo scorso 3 partite anno. Tutto il campionato. Per cui le cose non succedono mai per caso. Sicuramente sarà anche un problema di sistema difensivo che coinvolge tutti gli 11 che sono in campo, ma evidentemente ci sono proprio carenze strutturali in quella zona del campo che poi come conseguenza porta a subire tutte queste reti insomma. E quindi questa duplice sfida con le siciliane, Danilo, ci ha portato a dire il tema della serata è di una Sicilia agrodolce, perché ci sono stati 3 punti, 3-0 con un gol di Scarpa fenomenale, davvero alla Scarpa, un destro all'incrocio davvero bellissimo, un altro rigore segnato, peccato per quel rigore con la Regina che forse avrebbe potuto dare una svolta mentale diversa, invece poi le ha segnati tutti gli altri. E quindi dicevamo, Danilo, una Sicilia agrodolce da questo punto di vista. Sì, che soprattutto dalla partita di Siracusa, credo una vittoria un po' inaspettata, no? per come la Paganese si presentava e anche per l'avversario che però sai, la partita è sbloccata subito, anche se c'è il rammarico per quel secondo finale. Tempo, sì, perché nella mezz'ora finale la Paganese ha rischiato tanto. Dobbiamo essere onesti, Danilo. Pino l'aveva detto, sì. Pino, no, oltre questo... Il gol di Scarpa, ma il trittico di Siracusa, Catania e Casertana, alla vigilia avevamo detto, se becchiamo un punto in queste 3 partite,
è tutto guadagnato. Invece ne sono arrivati già tre, quindi c'è anche con una gara in meno da disputare di queste, di questo trittico terribile, perché erano anche due esterne, di cui una in casa che era con il Catania. Quindi è inconcepibile venga calendarizzata una partita di martedì in settimana. Io non so come possa essere concepito il sabato, una cosa del genere, perché ma anche per lo stesso Catania che deve affrontare mi sembra proprio una cosa fuori da ogni logica, anche perché in settimana le persone normali lavorano e quindi già la Paganese ha difficoltà a portare gente al campo, figuriamoci poi di martedì, cioè viene completamente meno il fattore campo, per cui veramente mi sembra accelerata la scelta di mettere queste partite in settimana, e tant'è che poi i risultati sono quelli che di vediamo. Martedì alle 2:30 che A e poi B giocano il turno infrasettimanale, ma io credo che la società abbia avuto più spese tra SIA e illuminazione che incasso, Stewart, sicurezza, cioè, voglio dire, veramente non si può pensare e concepire una cosa del genere. Andiamo a vedere un po' la classifica, Danilo, come si primi risultati, si è della, risultati sì, della tredicesima giornata, quindi di questo turno infrasettimanale, il ritorno al successo del Cosenza in trasferta 2-0 con l'Acragas, a sorpresa la vittoria del Bisceglie sul Matera, fra l'altro proprio al 93esimo per 2-1. Matera falcidiato dagli infortuni, sì, tantissimi infortuni per Auteri. 1-0 del Catanzaro sul Monopoli, 1-1 Juve Stabia Francavilla, 2-1 Lecce Casertana, con la Casertana che è stata sconfitta soltanto nei minuti finali in casa della capolista, 2-5 Paganese Catania, lo sapevamo, 1-1 Sicula Leonzio Fidelissandria, 2-0 del Siracusa a Reggio Calabria, dunque subito si è ripresa la squadra di bianco, e poi il poker del Trapani in casa con l'Re. Una considerazione, vediamo risultati strani nel senso di molte sorprese, figlie proprio anche di questo il turno ravvicinato, fa scompigliare un po' il... Sì, probabilmente sì, questo è un campionato dove il fattore fisico è sicuramente preponderante, quindi ecco, questa alternanza di risultati può essere dettata dal fatto di trovare squadre più o meno stanche, più o meno preparate ad affrontare di fatto tre partite in sette giorni. Salta il banco storico a Pagani, Catania dal 30 non aveva mai vinto nelle precedenti 5 gare a Pagani, e la sconfitta più larga in casa della Paganese dell'era Trapani, al massimo si erano subiti 4 gol, e poi Palumbo deteneva il record negativo che alla settima giornata aveva conquistato la vittoria all'epoca, ora siamo all'ottava e ancora deve arrivare una... Palumbo era subentrante però. Sì, sì. Prima di lui c'era stato Cosco e... Era il 9-10, okay. 2009-10 mi sembra. Sì, il campionato 2009-2010. Quello culminato poi con la retrocessione ai play-out con il Viareggio. Con il Viareggio, ok. E quindi questa... Tantissimi pareggi però in quella ci furono, mi ricordo, Figline, Valdarno. E quindi questa è un po' una giornata negativa dal punto di vista storico, numerica possiamo dire. Andiamo a vedere la classifica con il Lecce che guida, Danilo, con 30 punti. Poi il Catania insegue 25, sale al terzo posto il Trapani con 24 punti. Si è formata finalmente il tris che tutti attendevano, diciamo. Sì, sì, poi il Lecce dovrà ancora riposare, mi sembra che ci sia il primo di dicembre la sosta, però in quella giornata ci sarà anche Trapani-Catania, quindi sicuramente non recupereranno punti tutte e due. Poi Siracusa 23, Monopoli 22, Francavilla 19, a 17 Juve Stabia, Matera, Regina e Rende, dall'altro lato della classifica Catanzaro e Bisceglie a 15, Sicula Leonzio 13, Cosenza 12, 10 punti per il Racing Fondi e Paganese, 9 chiudono nella graduatoria Andria, Casertana e Acragas. La Sicula Leonzio ha due gare in meno, ma recupererà quella col Catanzaro a fine mese, il 29 novembre. Pino, nella parte sinistra c'è un po' la fase calante di Monopoli e Matera. Guardando un po' la classifica, già la settimana scorsa il campionato è quasi diviso in due tromboni, perché se notiamo bene, dall'ultimo posto dell'Acragas al Catanzaro, che sono ben 9 squadre, sono due vittorie, 6 punti. Il campionato è ancora lungo, invece per quanto riguarda l'altra classifica,
a lungo andare quelli tre se la giocheranno fino alla fine per la conquista diretta della Serie B. Non ci sono dubbi su questo, o deve rinvenire qualcosa cosa lì dietro alle spalle, può risalire qualcosa, Guglielmo? No, diciamo che la classifica fotografa bene quelli che sono i valori. Mancano sicuramente all'appello qualche punto al Matera, qualche punto al Catanzaro, ma manca, manca qualche punto al Cosenza soprattutto, però poi per il resto direi che il Rende insomma sta facendo secondo me al di sopra delle regina, però la regina tutto sommato, la regina ha giovani di buona qualità e poi ha secondo me giocatori giovani tra virgolette, con già esperienze di 2-3 campionati in categoria che motivano insomma questo rendimento. Per il resto sicuramente anche la Casertana stessa non si aspettava che potesse avere così tante difficoltà e poi niente, un campionato comunque ancora lungo che per le posizioni di vertice secondo me ormai queste tre squadre alla lunga credo che faranno il vuoto. Per il resto è ancora tutto in divenire, è chiaro che da parte di tutte quante c'è la possibilità di guadagnare posizioni e tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Può essere l'anno del Lecce, quella che finora ha avuto meno battute d'arresto, meno passaggi a vuoto, solo a Catania ha perso, però poi... Io credo che è prematuro dirlo, ci sarà ancora il mercato di gennaio dove sono tre società queste qua che possono fare molto. Sicuramente per cui, non si tireranno indietro. Appunto, per cui il mercato di gennaio sarà importante per capire un poco chi veramente di questi tre darà assisterà i colpi giusti per poter migliorare il proprio rendimento. Alfonso, invece ti aspettavi una Paganese fatta così in questa posizione dopo quel finale brillantissimo con la conquista dei playoff? Con delle idee di... No, marzo, aprile scorso no, pensavo si programmasse una Paganese diversa per quest'anno, ma invece dopo il non mercato, dopo un'estate dormiente praticamente, mi aspettavo una Paganese in questa posizione di classifica a questo punto del campionato. Questo è stato anche il motivo per cui quest'anno ho deciso di seguire di meno la squadra, insomma. Invece ha seguito di nuovo la sua squadra dove ringiovanisce quando indossa quella maglia Francesco Scarpa, lo ascoltiamo nel post gara con il Catania. Ma innanzitutto sono contento delle ultime prestazioni, un po' rammaricato per oggi perché comunque ripeto, dopo un primo tempo così e poi prendi 5 gol e non è facile raccontarla. Mi piace molto giocare in quella posizione del campo perché comunque sono sempre nel vivo dell'azione e tocco più palloni rispetto alla posizione di esterno. Magari se entrava quel gol era 2-2 e potevamo fare un'altra partita. Purtroppo, ripeto, c'è il rammarico, dobbiamo ripartire da questo primo tempo e subito rimboccarci le maniche perché sabato si gioca di nuovo e abbiamo una partita non facile a Caserta. E questa squadra sicuramente scenderà in campo sabato arrabbiata perché comunque alla fine se la racconti hai perso 5-2 una partita così, cioè, non lo so, ancora non ci crediamo. Dobbiamo ripartire dal primo tempo perché siamo in crescita. Penso che si vede e non siamo la squadra materasso come ci aveva descritto più di qualcuno. La squadra è in crescita e già da domani abbiamo l'allenamento e siamo arrabbiati perché non vediamo l'ora di andare a Caserta a fare risultato. Sono andato a Sorrento anche con la testa giusta perché comunque il presidente Giglio aveva un progetto ambizioso. Però sinceramente non erano categorie per me, ho fatto fatica, tu lo sai, sono ritornato in Serie C, mi sono permesso di chiamare io a questa società di tornare in Serie C perché secondo me potevo dare ancora tanto a questa squadra e potevo dire ancora la mia in questa categoria. Sono contento per le prestazioni, meno per i risultati, però so che
nonostante l'età posso fare ancora di più. Poi, tra virgolette, quando indosso questa maglia sputerò sangue fino alla fine, fin quando ce la faccio. Prima di andare in pubblicità, Guglielmo, questo è l'emblema delle motivazioni, come erano quelle di Reginaldo l'anno scorso. Ti ricordi, parlavamo che nessuno scommetteva su Reginaldo, viene a svernare. Qui fiorisce un calciatore a 38 anni. È una bella storia questa di Francesco, perché lui ha voluto fortemente questa opportunità. Questa opportunità, e devo dire se la sta giocando bene. Le motivazioni sono tutte, soprattutto una certa età, quando diciamo sì, le energie fisiche vengono anche meno, non si ha più la brillantezza dei 20 anni. A quel punto trovare le motivazioni per continuare ad allenarsi bene, curarsi bene, è fondamentale. E lui ha fatto un passaggio quando dice che l'ambiente, insomma, di Pagani, questa maglia, questa società, lui ha sempre dato. Lui ha dato tanto, ma questo è un ambiente che a lui ha sempre restituito molto, quindi c'erano i presupposti perché potesse essere una stagione positiva. Ci fermiamo per la prima parte di Pagani Manie, ritorneremo tra qualche istante. Dedichiamo i nostri salumi a chi cerca l'eccellenza. Ritrovarla in ogni fetta è un'arte, l'arte di lavorare il suino. Per questo ogni nostro salume è un concerto di sapori, una perfetta armonia di gusto. Perché quando è fatto con passione, quando è davvero buono, finisce sempre così. Salumi Sorrentino. Bene, bravo, bis. L'Istituto Paritario del Maio offre un ambiente attento alle potenzialità e alle capacità di ogni studente. Frequenti l'intero corso scolastico per arrivare presto e bene al diploma. Recuperi velocemente gli anni scolastici e ti diplomi con ottimi risultati. Hai tutor ed insegnanti esperti che ti affiancano e ti aiutano ad affrontare lo studio. Le lezioni si svolgono sia di mattina sia di pomeriggio, utilizzando nuove tecnologie. L'Istituto Paritario del Maio, via Mendola 93, Pagani. Telefono 081 91 49 74, www.istitutoparitariodelmaio.it. Info chiocciola istitutoparitariodelmaio.it. Agrovo, distributore di prodotti per pasticceria, panificazione, gelaterie, hotel e catering. Distributore unico per la campagna di Puratos, Belcolade, Frascheri, Ruffini, Della Giovanna, San Giorgio Surgelati e tanti altri marchi di qualità che puoi scoprire visitando il nostro sito www.agrovo.it oppure seguici sulla pagina Facebook per conoscere ancora Straboni, Boneclé e Buontagusto. Agrovo, la scelta di chi vuole il meglio. Vuoi gustare un caffè cone nella centralissima piazza Sant'Alfonso? Vieni al Macumbar. Al Macumbar trovi tutto quello che desideri.
da una piacevole colazione ad un aperitivo e cocktail comodamente seduto nei nostri salottini. Macum Bar è anche tabacchi, lotto, centro sisal e poi potrai seguire in compagnia le gare in trasferta della Paganese. Macum Bar ti aspetta! Siamo tornati. Tirrenia Auto, la piattaforma dell'auto. Via Gaudio Maiori 31, Cava dei Tirreni. Azienda leader nella regione Campania per la fornitura di articoli antinfortunistici e di dispositivi di protezione individuali. La ditta AM di Michele Aversa si avvale di personale qualificato, altamente specializzato, in grado di garantire assistenza e consulenza tecnica. Prodotti di alta qualità, esperienza, affidabilità, competenza, una realtà dinamica ed efficiente composta principalmente da giovani al servizio della clientela. Pronta consegna in 24-72 ore. Eccoci qua, seconda parte di Paganese Mania, che apriamo subito con nel ringraziare gli sponsor che vedete in sovrimpressione, ricordando che l'agenzia di viaggi Sea Travel a Pagani in via Roma vi ricorda che per chi prenota un viaggio di nozze entro il 31 e il 30 il 31 novembre, quanti mesi? Il 30 novembre ci sarà un pacchetto di un giorno nel centro benessere spa in omaggio, e poi la Conad presso il centro Pegasus a Pagani vi ricorda che sono in corso obiettivo bis, operazione bis per chi va in questi punti vendita di Conad su prodotti alimentari e non, ci sono sconti davvero importantissimi. Quindi recatevi nei nostri punti vendita che vedete in sovrimpressione. Pagani e la Paganese, il tema, Alfonso, che stiamo portando avanti dall'inizio di questa trasmissione, da qualche puntata, per dire: ma interessa ancora la Paganese ai paganesi? A te non interessa più? No, non interessa più, una parola grossa, forte. Insomma, forte. No, questo no. C'è, si vede. C'è un sentore, e se tu non vieni più, sì, allo stadio, significa, sì, che è scattata qualcosa in te, come so che è scattata in tante altre persone di Pagani. Sai, nella vita poi avvengono tante cose, si cambia, certo, si cambiano le priorità, questo poi sono tutti fattori soggettivi. Però poi ti guardi intorno e guardi soprattutto lo stadio e vedi che comunque c'è quasi il deserto sugli spalti, allora a quel punto ti rendi conto che invece è una questione generalizzata, non è solo soggettiva.
Quindi perché per quanto mi riguarda è una valutazione soggettiva, perché come dicevo prima ci sono anche altre priorità, ma anche perché insomma, quando ci sono poi tante aspettative e queste aspettative puntualmente poi vengono deluse, e non parlo di vittoria, non è questo il senso del tifoso, ma di programmazione, di progetti. Allora ecco che alla lunga magari quell'ardore, quel fuoco che c'è dentro magari si va attenuando, si va spegnendo, senza nulla togliere a questa società che comunque ha dimostrato nel tempo di avere continuità, costanza, però magari questo adesso non basta più e c'è bisogno forse di altro. E altro non parlo di vittoria del campionato, parlo di programmazione, di idee chiare, di persone giuste al posto giusto, insomma, di tanti fattori che caratterizzano una società ad un certo livello come quello dei professionisti, insomma. Guglielmo, abbiamo affrontato altre volte con questo discorso, però io facevo in questi giorni con un Paganese Catania, ho rispolverato un vecchio giornale del 79, Paganese Catania 5-1, giocata non a Pagani ma sul neutro di Caserta, guarda un po' i corsi e ricorsi, perché la Paganese aveva il campo squalificato. Spettatori a Caserta 3.500, riporta il Corriere dello Sport dell'epoca. Forte rappresentanza ospite, come anche martedì a Pagani, c'erano minimo 2.500-3.000 paganesi, con 8 pullman, paganese in fondo alla classifica, perché retrocesse quell'anno la Paganese in C1. Martedì c'erano 500 spettatori, di cui 200-150 da Catania. Che è successo in 30 anni? Ma intanto non solo a Pagani, è successo che nel calcio c'è più possibilità di vedere calcio in Forse a TV. Pagani si è persa l'identità, però, o è successo Sì, ma un'altra cosa? la possibilità di vedere tanto calcio ha fatto in modo che si perdesse lo spirito di seguire la squadra della propria città, si è persa quella voglia di stadio, di respirare proprio il campo sportivo, insomma, Però anche la l'appuntamento società dovrebbe domenicale. portare, In stimolare a questa situazione portare. generalizzata è chiaro O la che squadra deve poi trainare. incidono il tipo di campionato che la squadra fa, perché è chiaro che un campionato di vertice crea sicuramente più entusiasmo. Il tifoso, diciamo così, non quello, come dire, Non lo zoccolo duro, non lo quello. zoccolo, il tifoso occasionale, quello vuole anche vedere probabilmente la squadra vincere allo stadio, e quindi il tipo di campionato è determinante. Come dice Alfonso, però sarebbe anche importante cercare di creare, insomma, al di là dell'obiettivo finale, creare Di nuovo. qualcosa di nuovo, di interessante, magari, come dire, sì, un progetto anche fatto con giovani, magari una squadra che sappia trascinare, che sappia in qualche modo portare, insomma, gente allo stadio, Coinvolgere. coinvolgere. Questo sicuramente è un altro aspetto, però non è un problema solo di Pagani, credo che sia una problematica un po' generalizzata. Il calcio sta andando incontro a questo tipo di problemi. Lo sai che succede che ogni anno a Pagani, o per un motivo o per un altro, si ricomincia sempre da capo, si resetta tutto e si ricomincia da capo. Questo che cosa comporta? Che non permette neanche di affezionarti, che ne so, ad un calciatore, che diventa poi il calciatore bandiera. Cioè, e guardavo Scarpa prima, no? Parlare in quel modo della Pagani. Scarpa è stato amatissimo. Scarpa è stato 2 anni a Pagani, poi è ritornato 2 anni consecutivi e poi è ritornato È l'unico successivamente con calciatore nella Grassetto. storia della Varese che ha vinto due campionati C2. E quindi quando tu ogni anno metti un punto e ricominci da capo, da zero, anzi da valori negativi, e ricominci con una squadra nuova, non c'è neanche il tempo di affezionarsi a quella squadra, di affezionarsi a un numero, a una maglia, ad un goleador, a un Ma trascinatore, un calciatore. allo stesso modo il calciatore non ha tempo di radicarsi sul territorio, di Esatto. conoscere l'ambiente, di conoscere la città. Esatto. Quindi Quello che succedeva, insomma, un po' quando giocavo io, dove un giocatore arrivava in una piazza e si preoccupava, insomma, di radicarsi su quel territorio, di crearsi i di propri. creare un gruppo storico di Sì, ma 5-6 anche di calciatori, crearsi 4-5. quei rapporti extracalcistici sul territorio, insomma. Perché magari andare in una piazza presupponeva già che di rimanerci per qualche anno,
Questo fa parte di quella serie di cambiamenti del calcio che purtroppo non si possono, non si possono fermare, però è giusto, sono osservazioni giuste, che il tifoso alla fine vuole anche identificarsi in un volto, più cioè, che anche in un volto, in una, io mi ricordo a Cava, in una figura. Mi ricordo a Cava, per esempio, la famosa cavese di Campilongo, sì, dove c'era Alfano, Schetter, sono stati calciatori che erano identificati con il tifoso, sì, della Cavese, e viceversa, erano dei calciatori simbolo, anche se non era, Alfano non era un calciatore di grandissime qualità tecniche, ma era un calciatore che, agonistico, un trascinatore, insomma, certo, diventavano dei simboli a cui si affezionavano i tifosi. L'anno scorso abbiamo avuto una bellissima Paganese che giocava un bel calcio, grazie anche all'allenatore Grassadone, che era una squadra che sapeva lottare in campo, cioè dei trascinatori come Pestrin, come lo stesso Reginaldo, come Cicerelli, come Deli. Ora capisco che Deli debba fare la carriera che merita, ma Reginaldo perché non riconfermarlo nei tempi e nei modi giusti? Lo stesso Cicerelli è andato a Salerno, ma ha fatto qualche spezzone di partita, ma è un calciatore che comunque, insomma, è una riserva della Salernitana. Cioè, riconfermare 2, 3, 4 calciatori simboli della scorsa stagione era una pietra importante su cui iniziare e costruire la squadra anche quest'anno. Invece si è di nuovo ricominciato da zero, si è preso un allenatore che è un allenatore che a 50 anni allenava la Berrezza e la Paganese. È stata una scommessa, tra l'altro subito bocciato per una giornata di campionato, e probabilmente c'era già all'interno della società il sentore o la consapevolezza che non fosse la persona giusta al posto giusto, ma ci abbiamo messo un'estate intera per capirlo, e nel frattempo non c'è stato un mercato, perché i calciatori che compongono oggi, a parte Scarpa, gli 11 titolari sono calciatori che sono arrivati nell'ultima decade di agosto e inizio settembre. Insomma, tutte queste cose insieme a un momento storico di difficoltà per le categorie inferiori, perché come diceva giustamente il direttore, adesso con la PTV si accede ovunque in Italia e nel mondo. È vero che il Napoli sta un po' centralizzando e monopolizzando l'attenzione di tantissimi tifosi, soprattutto in Campania. È vero che c'è la crisi economica, e comunque un biglietto per una famiglia di 15 euro, magari padre e figlio allo stadio, non possono permetterselo perché contemporaneamente pagano la PTV e quindi pagano anche l'abbonamento a sappiamo a chi. Ecco, tutte queste cose insieme a queste negligenze evidenti che poi si ripetono ogni anno, comportano che alla fine allo stadio ci sono poche persone. L'anno scorso con la salvezza miracolosa, noi abbiamo pianto insieme al telefono, Peppe, io ho fatto l'abbonamento, siamo stati allo stadio, e non bisogna neanche, tu facevi l'esempio della Casertana di 30 anni fa, ma basta andare alla Paganese Casertana della prima giornata dello scorso anno, c'erano quasi 2000 spettatori allo stadio. Perché? Perché si era creato un entusiasmo, perché eravamo scomparsi, c'era stata una scossa, e su quella scossa, su quella emotività bisognava cambiare un nuovo corso con la squadra fatta, con la squadra nuovo, fatta per l'ultimo momento, una squadra dignitosa, arrivarono Junco, arrivò Camilleri, Di Cuonzo, fu fatta una squadra importante, e quindi dopo la grande paura siamo riemersi dalle ceneri. Abbiamo fatto, la società ha avuto il merito di fare una società importante in pochissimo tempo, perché poi non dare continuità a questo nuovo entusiasmo che si era creato? Invece a gennaio abbiamo ricominciato da capo, a gennaio dopo 4 mesi abbiamo ricominciato da capo, come spesso è accaduto anche ieri, e per fortuna Ciambella è riuscita col buco anche in quella circostanza, dove abbiamo tutti pensato alle cose più brutte dopo che la sconfitta in casa, non ricordo, col Catanzaro. Facciamo quel campionato grazie a un grandissimo allenatore, di calciatori riusciti come Firenze, che adesso si sta facendo valere anche in Serie B, e quindi arriviamo a marzo, ad aprile, che ancora c'è tanto entusiasmo intorno a questa squadra, e poi che facciamo? Resettiamo tutto e giriamo pagina con dei tantissimi punti interrogativi trascinati fino a settembre, per poi avere quello che vediamo oggi sotto gli occhi di tutti. Ecco, io posso essere innamorato anche della donna più, per me, bella del mondo, no? È un amore, ma l'amore va anche alimentato, va anche stimolato, e quindi se invece tutto si lascia andare così, senza né testa né coda, ecco che poi anche gli amori più grandi possono attenuarsi. Ma io credo che sotto c'è ancora cenere che è incandescente, che può essere di nuovo alimentata, basta solo mettere le cose giuste al posto giusto e riprogrammare per una Paganese, perché Raffaele Trapani, a cui noi ci dobbiamo inchinare perché ci ha fatto vedere il calcio a Pagani, e lui lo sa benissimo, perché noi, insomma, da tifosissima Paganese dobbiamo tutti, assolutamente,
tutto quello che ci ha fatto vedere lo ringraziamo per sempre. Ecco, deve partire da queste consapevolezze. Perché per poi cambiare anche è vero qualcosa, che ci sono, sicuramente ci sono tanti problemi che noi non possiamo sapere, anzi, sicuramente. Però per me, con la programmazione, dopo la progettazione, anni, il direttore non c'è da chiedersi se si perdono tanti spettatori. Ma si può anche risparmiare, anche, però facendo le cose per bene. Perché i calciatori bravi stanno anche in Serie D, stanno anche nelle categorie inferiori, stanno nei settori giovanili delle grandi società. Basta avere le persone giuste al posto giusto e cercare di arrivare a calciatori anche non avendo grandissime disponibilità economiche. E questo è sicuramente il Danilo, una presa di posizione di chi è ancora ed è tifosissimo della Paganese, come Alfonso. Sì, Lugo. Ma quante, tantissime persone, noi poi tastiamo il polso, diciamo, viviamo la realtà e di questi discorsi ne sentiamo a bizzeffe, quindi è normale anche, sono tutte considerazioni legittime, non ci mancherebbe altro, anzi, sottoscrivibili. Chiudiamo. Sì, quindi Pagani avanti, Paganese, però parliamo del presente, ritorniamo al presente velocemente, futuro prossimo schermata, prossimo turno velocemente, al giusto, siamo già domani con il con prossimo questo, turno questo la 14ª giornata che vede Matera Trapani, Monopoli Rende, Racing Fondi Sicula Leonzio, Siracusa Lecce, Cosenza Juve Stabia, Casertano Paganese, Fidelissandria Bisceglie, e poi due gare domenica che sono Francavilla Agragas e Catania Catanzaro, invece riposa la regina. Voglio lanciare il quiz per aggiudicarvi il libro sui 90 anni della Paganese. Diteci almeno un nome di un allenatore che ha allenato sia la Paganese che la Casertana, un allenatore che ha allenato un doppio ex sia la Paganese che la Casertana, almeno uno, e vincerete il libro sui 90 anni della Paganese. Ce ne sono tantissimi, ce ne sono tantissimi, cioè sempre facili, proprio per darvi la possibilità di acculturarvi sulla storia della Paganese. Attacco alla Reggia abbiamo titolato, Mister Banner, che ringraziamo, quest'anno si sta davvero superando. Un paradosso di cui è a conoscenza Danilo. Uno dei motivi che mi hanno molto scoraggiato quest'estate fu proprio l'acquisto di scarpe. E non per Francesco, a cui io sono legatissimo, e lo dicevo prima, perché è un simbolo per la Paganese e per noi tifosi, ma perché quello denotava, dimostrava una società che stava brancolando nel buio, perché prendere un calciatore a 40 anni, alla mia età, non 40. Però se era proposto mettendo... lui, si è proposto. Sì, ma prenderlo. Sì. Cioè, voglio dire, dimostrava che non c'era in quel momento una visione chiara delle cose, degli obiettivi mirati. C'erano delle difficoltà. Bloccati. C'erano delle difficoltà. Lo dico, se arriva a metà luglio, è arrivato Scarpa, un ritiro già, insomma, programmato, avviato, arriva Scarpa, significa che, insomma, non siamo messi benissimo. Poi lui si è dimostrato il trascinatore che è, meno male, il guerriero che è e che sta trascinando la Paganese, e per fortuna. Anzi, corre più dei giovani. per fortuna. Perché io vidi Paganese regina e entro mare, tra l'altro sbaglia il rigore, invece poi sta dimostrando di essere ancora, diciamo, il calciatore che è stato. Pino, attacchiamo questa Reggia. Ce l'ha pure la Paganese, deve giocare a viso aperto, perché se facciamo le servono punti. Se giochiamo quindi come le ultime prestazioni, si può vincere la Reggia. Vediamo se è d'accordo invece il mister D'Angelo, che era anche in odore di contattato, sembra, nel dopo Matrecano. Sì, invece preferì non da quello che sappiamo, poi ci hanno sempre smentito. Ovviamente la società dice sempre che il primo nome e l'unico è stato quello di Favo, c'era anche stati sondaggi anche con D'Angelo. Con D'Angelo, che pare abbia rifiutato proprio in attesa di una chiamata diversa, magari anche dalla carriera superiore, invece ha sostituito Scazzola alla Casertana. Lo ascoltiamo proprio nella conferenza di oggi pomeriggio. È sicuramente una partita che vale tanto, però non la dobbiamo caricare in maniera eccessiva, nel senso che il campionato è molto lungo, però è inutile girarci attorno. Domani è una partita che diventa importante, soprattutto a livello morale, per cercare di scrollarci di dosso una situazione che non è semplice. Sì, no. La Paganese è una squadra che ha dei giocatori importanti in tutti i reparti, e perciò noi dobbiamo, a prescindere dalla Paganese, fare una partita come stiamo facendo le ultime dal punto di vista così dell'organizzazione, e dobbiamo insistere dal punto di vista motivazionale, giocare le partite con la rabbia con le quali stiamo giocando in questi ultimi 20 giorni, secondo me.
noi abbiamo sicuramente bisogno dei tifosi, e io, almeno da quando ci sono io fino adesso, non hanno mai fatto mancare il loro appoggio. E poi è normale che, se la partita non finisce bene, ci siano dei mugugni, dei fischi, ci sta, c'è a Caserta e in tutto il resto del mondo, però non ho niente da chiedergli in particolare, solo quello di fare come hanno fatto fino adesso, cioè di incitare la squadra fino al triplice fischio finale, sperando, augurandoci domani di poter così esultare tutti insieme. E chi sa, noi lo facciamo ricredere che non ha accettato, se è vero, non ha accettato la Paganese. C'è il divieto dei tifosi della Paganese. Sì, è una partita. Questa è una partita a rischio. A rischio. Sono lontani i tempi del 99, quando Perrone al 94esimo gelò 3-2. Quest'anno è difficile, è stato bello di vedere la curva nord ricompattata. Almeno questo, già c'è poca gente. Stato, questo ad esempio. Questa è la cosa più bella di quest'anno. Di quest'anno è proprio il fatto che i gruppi sono tornati insieme a cantare nella curva. Cantano, che stanno andando in trasferta. Anche sotto. È un bel vedere. Questa è una cosa importante, perché si era perso anche quello. In questo momento a Marcello Dolmen non abbiamo ancora vinto, purtroppo. E quindi questo è un po' il dato particolare. Parliamo di Casertana, l'esperto è... Guglielmo Accardi, non a caso. La Casertana è in questo momento una squadra sicuramente in difficoltà perché... Vediamo anche la grafica, così ci rendiamo conto di questa difficoltà squadra. Perché non ha trovato ancora un sistema di gioco a cui affidarsi, non ha trovato delle certezze che pure aveva in determinati giocatori, e un ambiente che nervoso anche dal punto di vista del pubblico, e quindi una squadra che è vero che è arrabbiata, è vero che è una squadra che avrà grosse motivazioni perché vogliono tirarsi fuori, però è anche una squadra che ha delle difficoltà oggettive, sta venendo fuori dal punto di vista fisico, un po' come la Paganese ha ritrovato nelle ultime settimane una condizione più accettabile. L'hai vista giocare quattro volte? Sì, l'ho vista. Ripeto, è una squadra che non ha trovato ancora la quadra, non ha trovato ancora delle certezze, per cui è una squadra che può fare, ma è una squadra che può anche concedere tanto, per cui la Paganese, secondo me, può andarsi insomma a giocare le sue carte. Allora, curiosamente, mi ricordavo qualcosa del genere, si affronteranno il peggiore attacco, la Casertana, 8 gol soltanto, contro la peggior difesa, quella della Paganese, con 20 gol subiti. Che cosa può uscire da questi dati? 0-0. Va bene così, per noi va bene così. Stavo vedendo la panchina, c'è Padovan, ex Foggia, e Marotta, ex Juve Stabia. Ma anche De Rosa, Guardando la panchina, perché guardando la panchina poi vado a vedere in campo, ci sono migliori calciatori come Alfa Geme, Raicic, Dan. Tra l'altro Rainone è un difensore centrale che più mi piace della categoria, sì, io sono un estimatore di questo difensore della Casertana. Da dire, Pasquale, io l'ho preso da Lischia, è un giocatore che... secondo me di categoria superiore, però il fatto di non avere grande altezza, grande struttura, lo ha penalizzato molto, però lui è uno che, per quanto non arriva, secondo me è 1,76-1,77, però nel gioco aereo non concede niente a giocatori più strutturati, è un tempista, è bravo nell'anticipo, è veloce, altro fresco di rinnovo proprio con... Sì. Aveva qualche occasione di andare infatti via. Infatti in estate sembrava il Pisa, di andare il Pisa via. Lo voleva in maniera, però neanche molto convinta, per cui lui alla fine ha preferito, sì, ha voluto rimanere a Caserta. Da quanti anni sta a Caserta? E questo di Pasquale è il quarto il quarto anno, sì, quarto campionato. Come Raicic, come De Marco addirittura. Raicic, al discorso di qui sopra. Sì. Pino, possiamo approfittare, la Paganese nonostante la sconfitta pesante, però viene psicologicamente da un momento che si è capito che sta meglio, lo sanno anche i calciatori. Siamo bene sia fisicamente, mentalmente, la squadra sta giocando bene. Invece la Casertana ha difficoltà, possiamo approfittare
tra chi sta peggio, diciamo, siamo meglio noi in questa, siamo meglio noi in questo. Per noi l'auguro che ci dobbiamo fare è che delle ultime prestazioni, se la Paganese continua su queste prestazioni a Caserta, secondo me possiamo fare anche il colpaccio. Allora, e vediamo cosa ne pensa Danilo. Innanzitutto gli amici da casa, sì. Vogliamo dare un po' di spazio agli amici da casa che ci sono seguendo, nonostante l'Italia 0-0. Buon approccio al secondo tempo dell'Italia, anche se il primo è stato molto equilibrato. Sì, ricordiamo anche il quiz, quindi almeno un allenatore che ha allenato sia la casertana che la paganese, si vince il libro che vedete qui dei 90 anni. Ci scrive Alfonso Pepe, un abbraccio a tutti, sempre forza paganese, in bocca al lupo anche al mister per questo derby suo personale anche tra Agropoli e Gelbison. Antonio Veneziano, buonasera a tutti. Marzio Vella che da Catania spera che la paganese si salvi. Roberto Desio, un abbraccio ad Accardi che mi fece esordire in Serie D. Dove? Chi è Roberto Desio? Robertino Desio? Sì. All'Inter Napoli. Ah, quindi abbiamo fatto anche questo Marcord. Poi Lucio Confessore, iniziamo a parlare solo del passato. Luigi Sorrentino, tanti saluti a Peppe, Pino, Danilo, tutti. Grazie, in Luigi. Studio, forza paganese. Saluti anche da Daniele Grimaldi, che poi ha risposto anche al quiz, dai che ci salviamo. E poi un saluto anche a questo amico da Monopoli, Alfredo Topazio. E allora andiamo ad ascoltare, oggi ha parlato Favo, mister Favo, ci focalizziamo sul passaggio sulla Casertana. Mi aspetto una battaglia, mi aspetto un derby, mi aspetto tra virgolette una guerra, nel senso più diciamo facile della parola, perché è una squadra che è partita con ben altri obiettivi, si ritrova in questa situazione, c'ha la possibilità di scavalcarci, e sicuramente ci dobbiamo aspettare una partita intensa, una partita cattiva, una partita alla quale dobbiamo essere assolutamente pronti, perché se non dovessimo andare in campo con queste sensazioni potremmo avere delle difficoltà. Ha sbandierato all'inizio del campionato la possibilità di fare i playoff, che è andato in ritiro punitivo, che ha cambiato allenatore subito, che sta trovando adesso una sua dimensione anche di modulo, anche se ha cambiato spesso ultimamente dal 3-5-2 al 4-3-1-2, e secondo me cambia molto anche in previsione di quello che fa l'avversario. E quindi, però è una squadra che ha dei valori che verranno sicuramente fuori, e io spero che vengano fuori dopo la partita con la Paganese. Allora, ci fermiamo per l'ultimo blocco pubblicitario, perché poi riapriremo il discorso Favo, Paganese, come giocherà la schermata, il quiz, la scommessa di Planet 365 in via Maturo, il trofeo Francavilla, il parere di Accardi e degli altri ospiti su Favo, tutto tra poco. Dedichiamo i nostri salumi a chi cerca l'eccellenza. Ritrovarla in ogni fetta è un'arte, l'arte di lavorare il suino. Per questo ogni nostro salume è un concerto di sapori, una perfetta armonia di gusto. Perché quando è fatto con passione, quando è davvero buono, finisce sempre così. Salumi Sorrentino. Bene, bravi, bis. We'll be right back.
L'Istituto Paritario del Maio offre un ambiente attento alle potenzialità e alle capacità di ogni studente. Frequenti l'intero corso scolastico per arrivare presto e bene al diploma. Recuperi velocemente gli anni scolastici e ti diplomi con ottimi risultati. Hai tutor ed insegnanti esperti che ti affiancano e ti aiutano ad affrontare lo studio. Le lezioni si svolgono sia di mattina sia di pomeriggio, utilizzando nuove tecnologie. L'Istituto Paritario del Maio, via Mendola 93, Pagani, telefono 081 91 49 74, www.istitutoparitariodelmaio.it, info@istitutoparitariodelmaio.it. Agrovo, distributore di prodotti per pasticceria, panificazione, gelaterie, hotel e catering. Distributore unico per la campagna di Puratos, Belcolade, Frascheri, Ruffini, Della Giovanna, San Giorgio Surgelati e tanti altri marchi di qualità che puoi scoprire visitando il nostro sito www.agrovo.it oppure seguici sulla pagina Facebook per conoscere ancora straboni, buone clè e bontà gusto. Agrovo, la scelta di chi vuole il meglio. Vuoi gustare un caffè Cone nella centralissima piazza Sant'Alfonso? Vieni al Macum Bar. Al Macum Bar trovi tutto quello che desideri, da una piacevole colazione ad un aperitivo e cocktail comodamente seduto nei nostri salottini. Macum Bar è anche tabacchi, lotto, centro sisal e poi potrai seguire in compagnia le gare in trasferta della Paganese. Macum Bar ti aspetta! Siamo tornati. Tirrenia Auto, la piattaforma dell'auto. Via Gaudio Maiori 31, Cava dei Tirreni. Allora, ritorniamo in studio per l'ultima parte di Paganese Mania. Nel frattempo brutte notizie. Stavamo parlando proprio di dalla Svezia con il vantaggio su autorete dei scandinavi e dunque andiamo, ritorniamo agli azzurri di Pagani con la scheda di Danilo Sorrentino che ci presenta come la Paganese potrebbe attaccare la Reggia di Caserta domani sera. La Paganese è vicina a trovare, se non l'ha già trovata, la propria dimensione tattica. Una quadratura del cerchio Mister Favo la sta cercando da tempo e le ultime tre partite contro Monopoli, Siracusa e Catania hanno fornito indicazioni importanti all'allenatore partenopeo.
I risultati non sono arrivati, 3 punti in 3 gare, tutti giunti grazie al blitz del De Simone, con la Paganese che ha perso di nuovo però le 2 gare di fila in casa. Ma almeno le sfide contro queste 3 squadre di vertice hanno dato più di una certezza. Sembrerebbe un'eresia dirlo, specialmente dopo aver subito 5 gol in poco più di 40 minuti nell'ultima partita. La prima è che il modulo, o se non vogliamo parlare di numeri freddi, diciamo l'atteggiamento da perseguire, è quello secondo un 4-3-3. La squadra è stata costruita in estate per giocare così, il 4-2-3-1 che pure Favo ha adottato in qualche gara, se potrebbe addirsi al reparto offensivo, di certo va a snaturare il compito dei centrocampisti, in particolare Carcione, che storicamente soffre nel giocare senza le 2 mezze ali. E le ultime sfide hanno donato alla Paganese un centrocampista di tutto rispetto come Francesco Scarpa, che partendo dalla zona nevralgica del campo può far davvero male. Per oltre un'ora martedì ha portato a spasso Biagianti, che ha trovato sollievo soltanto al momento della sua uscita dal campo. La qualità e l'esperienza dell'esterno torrese, rivitalizzato dopo 2 anni tra i dilettanti, rappresentano la seconda certezza per la Paganese, essendone diventato ora un elemento imprescindibile. La terza certezza purtroppo è che gli errori difensivi non sono stati ancora messi da parte. Contro il Catania, tra le solite marcature blande, barriere che si aprono, consuete dimenticanze sui calci d'angolo e rigori inventati dall'arbitro, è andato in scena il valzer degli orrori, quelli che neppure Favo, dopo 2 mesi di lavoro, è riuscito a risolvere. E quelli che dovrà necessariamente risolvere in vista di questo spareggio, nel quale potrà contare sulle prime 2 certezze, sul modulo e su Francesco Scarpa, ritornato ad essere decisivo ed importante come 10 anni fa. Siamo sulla strada giusta, abbiamo titolato così per questa parte di trasmissione, Danilo. Siamo sulla strada giusta. Ancora un po' dissestata, però diciamo che per grossi, cioè rispetto... La direzione è quella giusta. Sì, 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 il manto stradale è ancora un po'. È ancora un po' dissestato rispetto però a 3 settimane fa. Credo. Dove c'erano le buche proprio. Beh, non mi sembra stata giusto perché non c'è niente all'orizzonte. Il deserto. No. Il cartello indica la strada giusta. L'abbiamo superato. Capito, ma là puoi camminare la vita intera, ma non trovi niente. Immagino cioè. Siano quelle strade americane dove cammini ore intere. I have a dream. Io ho un sogno di raggiungere la salvezza più presto. Forse laggiù. Sì, Pino, siamo sulla strada giusta, secondo te? Ce lo dobbiamo curare tutti, perché. Ma dell'augurio, i segnali sono tutti positivi. Ci vuole una grande prestazione anche domani, che è un derby. È una squadra che sta un punto sotto di noi, un risultato positivo domani a Caserta, ci mettiamo una squadra un po' al di sotto e possiamo pensare al futuro. Qui è un'altra schermata, un altro poteva essere Guglielmo, vietato perdere. Beh, quello è sempre vietato perdere. No, ma in questa... Sì, soprattutto in questa situazione, in questo momento, è chiaro che dare continuità pure di risultati diventa fondamentale, soprattutto poi in uno scontro diretto con una squadra che in questo momento è sotto, tenerla sotto anche psicologicamente sarebbe importante. Poi la prossima c'è il Fondi, quindi 2 gare, Alfonso, prima della sosta della Paganese, non dico decisive ma fondamentale. Certo, puoi fare qualche altro chilometro. Anche perché la Paganese non ha ancora riposato. No, il 26 novembre. Dopo il Fondi, sì, dopo il 26. Abbiamo una anche se in quella settimana giocherà la Coppa Italia il 21 a Pagano per 2 e mezzo con la. Che adesso questi scontri diventano decisivi. Sicuramente diventano decisivi questi scontri che non bisogna perdere. Quindi anche un punto andrebbe di lusso domani a Caserta e magari vincendo col Fondi in casa riprendi quell'ossigeno che serve in questa situazione, anche perché poi la palla non scotta più nei piedi come lo è in questo momento, magari per i calciatori più giovani e meno esperti. Per cui da queste partite poi passa gran parte della salvezza, perché da queste partite si cresce sotto tanti punti di vista, per cui fai il risultato domani a Caserta, perché loro dall'altra parte aspettano con la stessa importanza questa partita, perché loro vogliono svoltare in quanto hanno una squadra che nulla ha a che vedere con quella posizione in classifica, per cui aspettano la Paganese per poter dare lo slancio a loro campionato. Quindi perché poi se non si dà continuità al successo di Siracusa rischia di diventare quella vittoria una vittoria estemporanea,
la classica rondine che non fa primavera, insomma. Però dai, segnali di gioco ci sono, e quando il gioco inizia a vedersi, quando la squadra riesce ad esprimersi in un certo modo, poi alla lunga i risultati dovrebbero arrivare, speriamo, già da domani sera. Nel momento in cui sta entrando Insigne per l'Italia, noi ci andiamo a vedere invece il momento generale della Paganese con l'analisi anche piuttosto lucida di Favo, e poi ne parliamo in studio. Ascoltiamo. Però noi non possiamo venire fuori da una partita del genere con 5 gol sul groppone. È un problema che ci portiamo dietro, è un problema di applicazione, di concentrazione. Certi giocatori devono tenere fede alle consegne che lo staff gli dà prima della partita, e molte volte nei momenti culmine della partita queste, per gioventù, per distrazione, per una mancanza di applicazione, vengono disattese, e poi ti trovi a dover prendere la palla in porta, e quindi questo ci sta complicando la vita. Dobbiamo crescere in fretta, capisco la gioventù di gran parte di questa rosa, però dobbiamo crescere in fretta perché prendiamo dei gol che assolutamente non dobbiamo prendere, soprattutto considerando quello che studiamo durante la settimana. E questa è la cosa più, perché c'è una crescita, è vero, c'è una crescita esponenziale dal punto di vista del gioco, c'è una crescita dal punto di vista della squadra, però nello stesso tempo non possiamo e non dobbiamo pensare di poter vincere le partite solo se facciamo 2 gol o 3 gol, perché le partite si vincono anche 1-0. Devono crescere in fretta, devono essere loro a avere una crescita esponenziale e avere anche grande capacità al sacrificio. Nessun allenatore è stupido, se Buxton, io aspetto tutti, però è giusto che in questa posizione di classifica devo avere dei giocatori che mi danno maggiori garanzie. Dal punto di vista dell'attacco, credo che proprio in questo momento, 2 partite, 5 gol fatti, credo che sia il reparto invece che sia cresciuto maggiormente rispetto. Mi preoccupa più il discorso difensivo, che abbiamo preso 7 gol in 2 partite, più che il discorso dell'attacco. Sta crescendo Regolanti, che ci dà una grossa mano, e ripeto, io aspetto tutti e si allenano tutti al massimo per poter avere quello che interessa in questo momento, per dare, come dice lei, imprevedibilità. Quindi non dipende da me, dipende dalla loro crescita, dalla loro voglia di giocare a Pagani alla morte e di farmi vedere che sono pronti per un campionato di Serie C come questo. Manca quella personalità, quel carisma, soprattutto dietro, che ci consenta, e quando parlo di carisma parlo proprio di guida della squadra in momenti delicati, che ci consenta di non prendere dei gol, perché io non dimentico che abbiamo vinto a Siracusa, però alla fine comunque siamo andati via con abbiamo rischiato di pareggiare una partita che avevamo dominato, a detta anche loro, quindi voglio dire, è questo che mi preoccupa, questa fragilità caratteriale, questa mancanza di carisma che non possiamo trasmettere da fuori con tutta la voglia e tutto, perché poi in campo ci sono dei giocatori che devono trasmettere questa cattiveria agonistica, questo carisma, devono venire fuori in queste situazioni, e soprattutto dietro ci manca ancora, perché comunque stiamo giocando con 2 giocatori giovani, ci manca quella capacità di trasmettere ai compagni grande serenità. Allora, Guglielmo è sempre lucido sì. E obiettivo nell'analisi della sua squadra. Sì, molto equilibrato. Che cosa ti ha colpito di questa dichiarazione? No, mi ha colpito che è uno che ha chiaro, ha chiaro, insomma, la... E ha scelto il suo 11. Sì, ma poi insomma, ha inquadrato quelle che sono le problematiche della squadra, ha inquadrato quelle che sono le caratteristiche dei giocatori. Questo è importante per un allenatore, anche perché in ottica futura, anche in vista del mercato, sicuramente potrà dare indicazioni per quello che servirà.
Alfonso ha detto: io aspetto tutti, ma loro devono, certo. Quello è un passaggio importante. Certo, devono dare le risposte poi sul campo, perché poi aspetti, stiamo a novembre, per cui se non c'è un cambio di tendenza da parte di qualche calciatore che, insomma, dire garanzie che lui si aspetta che almeno rispetti le consegne che vengono date in allenamento nelle varie fasi della partita, tipo calci da fermo, che vedevo che lamentava queste deficienze in queste situazioni, allora a quel punto ecco che un allenatore non può più tollerare delle disattenzioni che poi ti fanno perdere le partite perché sono decisive. Io su questo, quando io parlo di attitudine difensiva e non di deconcentrazione, io non vorrei che, cioè, generalmente se un giocatore non sa difendere in determinate situazioni non, difficilmente lo impara, cioè, nel senso che è una carenza strutturale e quello può diventare pericoloso, nel senso che per quanto un allenatore possa provare, riprovare, però se in alcuni momenti il giocatore non ha capacità di lettura di quelle situazioni, non voglio pensare che un giocatore su un calcio piazzato manchi di concentrazione o manchi di applicazione, cioè, fa parte di limiti probabilmente strutturali. Rivediamo la schermata della formazione. L'ha detto però in conferenza stampa che manca qualcosa in difesa a livello come personalità, un uomo che guida la difesa, che non ce l'abbiamo obiettivamente. È venuto, Viana scalzato, doveva essere Carini, il giocatore esperto che doveva dare qualità e garanzia alla difesa, che purtroppo fino a questo momento non l'ha dato. Pavan su Picone, Picone non ce l'ha fatto, non è stato convocato né lui né Dinielli, quindi ho letto però che Fabinho si è allenato, ha fatto una parte di allenamento con il gruppo sta facendo diversi allenamenti anche personalizzati, ma comunque quando è al campo fa sempre la prima parte col gruppo. Peppe, io credo che se non per la gara di Coppa Italia, certamente dopo la sosta, per la sosta posso essere pronto, chiaramente non dall'inizio ma per qualche spezzone, anche perché in attacco fondamentalmente diciamo fra un mese, forse anche meno, però non è l'attacco quello che deve essere puntellato, certo, avere un Fabinho in più hai una soluzione alternativa in più, certo, però il problema non è l'attacco, anzi assolutamente. Alfonso, Tascone, Carcione, Scarpa, Talma, Regolando e Cesaretti sembrano inamovibili. Sì, anche perché alternative non è che ci sono. Si gira, non è che trova. Mi piaceva Bacco la scorsa esperienza con la Paganese fece delle occhiate, però la scorsa esperienza con la Paganese mi piacque tantissimo con Sottil, allenatore. Adesso vedo che viene a difficoltà fisiche, probabilmente poca intensità, ma martedì è stato ha spento definitivamente la squadra e non è la prima volta, non riesce mai a dare quello che si aspetta per caratteristiche. Guarda, in questo momento lui ha un problema, cioè deve recuperare condizione. Favo vorrebbe fargliela recuperare giocando come ha fatto con Carcione, però se ti serve un giocatore pronto già non è calciatore adatto Baccolo in questo momento. Capisco che va recuperato perché Alfonso sottolineava bene, il giocatore che abbiamo ammirato qua a Pagani è stato veramente importante, però in questo momento non riesce a dare quello che potrebbe, diciamo, dare. Baccolo e Carini sono i due giocatori che sono venuti meno fino a questo momento. Sì, assolutamente, perché gli altri bene o male hanno recuperato. Regolandi ha recuperato, Carcione ha recuperato, Cesaretti bene o male ha fatto sempre il suo, Talamo si dà un grande affare, si è sacrificato da punta centrale quando Regolandi non era ancora pronto, i problemi sono lì dietro. Mi ha impressionato molto Maiorano nell'ingresso alla partita con il Catania, e potrebbe essere un'arma in più anche nell'arco della partita da sostituire nei due esterni. Esatto. A Favo piace questo giocatore, poi tra l'altro è di proprietà della Paganese, è quasi un nostro conterraneo perché è di San Marzano sul Sarno, quindi lo consideriamo un po' nostro concittadino quasi, però no, sicuramente almeno fai crescere un giocatore tuo di proprietà, che di questi tempi fa sempre comodo.
Andiamo a vedere il trofeo Francavilla. Trofeo Francavilla, sta vediamo. Recuperando punti Scarpa su Gomis, sembrava già chiuso ormai il trofeo Francavilla dopo poche giornate, invece Scarpa sta recuperando. Sei contento di questo passo Scarpa? Sì, se continua così credo che lo supererà a breve, ha la possibilità già domani perché Gomis è squalificato, al suo posto va Galli. E quindi è lotta testa a testa con 31 Gomis, 28 Scarpa e 15 Cesaretti. Scarpa che è stato il più votato nelle ultime tre giornate, quindi per questo motivo ha recuperato 15 punti a Gomis. A proposito di Galli, l'abbiamo visto per le prime due volte a Siracusa, in un'uscita un po' avventata, è scaturito il 1-3, un'uscita avventata bassa in casa. Mezza colpa sulla punizione, sulla punizione c'ha una colpa perché sulla traiettoria non era un tiro, però è rimasto forse sorpreso che si è abbassato, però è una palla che si poteva prendere, quindi valutazione punto interrogativo diciamo, è da questo sempre punto stato di vista. Un punto interrogativo il dodicesimo della Paganese storicamente diciamo. Ogni volta che gioca uno tranne a gennaio dovevamo anche il 22esimo. Ma prima di gennaio avevamo sempre Marruocco e Gomis. Prima di gennaio c'era Kiriak che insomma ce lo ricordiamo benissimo. E anche ancora l'anno prima con il ragazzino Borsellini, come si chiama? Borsellini. Che ora è titolare all'Udinese nella primavera dell'Udinese. Allora, vediamo la scommessa di Planet Win. Danilo, spazio a te per... Con l'assenza della Serie A, multa Serie B e qualche anche qualificazione al Mondiale. X2 Cremonese Palermo, over Bari Pescara, X2 Spezia Frosinone, gol gol Cosenza Juve Stabia, 1 Catania Catanzaro, 1 X Bassano Feral Pisalò, 1 Siena Pontedera e 1 Danimarca Irlanda. Con una scommessa di importo di 5 euro si possono vincere 192 euro e 87. Guglielmo, in conclusione, ogni anno lo diciamo, ma il livello continua a scendere. Eh sì, ma questo è un tema sul quale dovrebbero interrogarsi un po' i vertici del calcio, dalla Serie A a venire giù. Io vedo fare scelte sbagliate, scelte programmatiche sbagliate che stanno impoverendo sempre di più il calcio. Modena che salta. Il calcio italiano. Società in Lega Pro che continuano a saltare, non si riesce a capire qual è la direzione giusta. Però che saltano a novembre è davvero incredibile. Sì. Saltano a giugno un conto, saltano a novembre. Ma la Lega Pro è destinata, ultimamente si sta arenando, sta andando veramente verso, ma credo io per scelte, un impoverimento proprio per scelte politiche proprio sbagliate. Meraviglio come cosa si aspetti prima di riprendere questa situazione in mano. Allora, il quiz, vediamo chi ha vinto. Vi abbiamo chiesto un allenatore che ha allenato sia la Paganese che la Casertate, non ce ne erano alcuni, vediamo chi... Daniele Grimaldi, che ci segue da Vicenza, è stato il più veloce, ha detto Grassadonia, sia Paganese che Casertate. Alessandro Pepe, aveva detto sì. Ezio Capuano, pure aveva indovinato. Ce n'era un altro, che era Vincenzo Montefusco, che ha allenato sia la Paganese che la Casertate. Allora, vince dunque Daniele Grimaldi, affezionato telespettatore e amico di Paganese Mania. Sicuramente non potrà venire qua a prenderlo. No, perché abita a Vicenza. Allora, lo aspettiamo forse durante il periodo natalizio. Grazie a Ludovico in regia, grazie agli assistenti tecnici in studio, a Pino, grazie per ad Alfonso Tortora, a Guglielmo Alcardi, grazie che ritroveremo sicuramente qualche altra volta. Domenica sei a Caserta, domani sei a Caserta? No, non sei a Caserta e quindi... lo ritroveremo semmai a Marcello Torre con il Fondi. Grazie a Danilo, grazie a te, buonanotte a tutti, appuntamento ore 20:30 domani sera al Pinto di Caserta, gara tra Casertana e Paganese. Buonanotte. Paganese Mania è stata offerta da